sagomaturina con la tecnica della curva morbida, grazie alla regolatorina sagomaturina potrà escludere tutto il resto e far venire. Che coglione. Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi su Forza Horizon 4. Sto andando a trovare il signor Goffredo d'Inverno a bordo del nostro nuovo Willis della flotta, perché il signor Goffredo ha un buon affare per noi e se ne vuole sbarazzare. Quindi oggi AM4R ritorna all'opera. Però non ho mica capito dove abita il signor d'Inverno. Probabilmente è semplicemente Gigino che sta cercando di fare una scorciatoia, perché gli altri saranno già sul posto, anche perché non è che possiamo prelevare l'affare col Willis, no? Non credo proprio. Attenzione Gigino, già che ci siamo, nel mentre vi mostro il nostro recente bollettino, in pratica gli ultimi due veicoli venduti. Abbiamo fatto 100.000 con quest'Audi TT, che vi ricordate sicuramente, e poi questa, vabbè, recentissima, la SLS AMG, per ben 261.000. Questo ce l'eravamo sentito come affare incredibile. Anche oggi comunque la situazione non è da meno, perché a casa di Goffredo ci attende un bel Ferrarino di qualche anno. È un 575 Maranello. Ovviamente, come possiamo vedere, ha qualche acciacco, soprattutto direi stilistico. Guardate ad esempio queste carrozzerie strane, sembrano quasi assemblate, un po' grigie, un po' nere, con delle pessime giunture nella zona dei paraurti e sicuramente anche da qualche altra parte. Tuttavia non sembra comunque malvagia neanche all'interno, tutto bene. Solo che chiaramente è una Ferrari veramente un po' sciupata in tutti i sensi, direi, perché come colore mi fa schifo. Poi ci sono questi assemblaggi così, è inutilizzata, ha bisogno del tocco dei nostri meccanici e peraltro ci va molto bene, perché pur sempre una Ferrari si vende bene e noi la paghiamo soltanto 20.000 dal signor Goffredo d'Inverno. Naturalmente tutto dipenderà anche dalla prova fino al magazzino di casa. Vedete, il signor Goffredo abita in questa casa, ma tutto intorno ha dei vari stabilimenti, non so che lavoro faccia. Qui dobbiamo stare un po' attenti perché il cancello è stato un pochettino bistrattato. Adesso col Willis non era un problema passare su sta roba, con questa probabilmente, attenzione, è vero che dobbiamo ricontrollarla da cima a fondo, ma eviterei di fare altri segni. Ok, via verso casa, partono tubi. Ciao Goffredo, dov'è Cesarino col Willis? Vabbè, sarà andato a fine. Questo ha un bel motore comunque, eh. Bello! Suona bene e canta pure, eh? È un one car band. Come vedete, ovviamente le prestazioni sono pur sempre da Ferrari, insomma siamo già ai 250 all'ora, mentre ci avviciniamo al bunker di Ed, dove andremo a rifarle un po' il trucco. Prima di tutto, quotazione 140.000, quindi avendola pagata un ventino, chiaramente c'è margine di guadagno. Però non sperperiamo, che a nessuno importa una Ferrari super truccata. Cerchiamo di mantenere un po' la sua integrità, di abbellirla. Qui diamo uno sguardo soltanto per curiosità, ma non ci potrebbe mai saltare in mente di cambiare il suo bellissimo motore, così come la trazione. Queste robe qua proprio non le dobbiamo guardare. Stessa cosa per le appendici estetiche di Cesarino, direi proprio di no, facciamo un guaio. Torniamo davanti, che sennò qua lasciamo sempre per ultimo. Allora, filtro 1800 con scarico, e quello ci siamo. Poi qui c'è la solita modifica, poca spesa, tanta resa, 62 kW in aggiunta. Voglio che rientri giusto nella categoria S1, così magari con un trick numerico, anche se non cambia poi troppo, riusciamo ad ottenere una fetta di mercato più interessante. Ecco, manicotto d'ingresso e valvola farfalla da gara. 2002, altri 11 kW, che schifo non fanno, e l'auto diventa un S1, non una piccola Audi, ma di categoria. Ora, devo dire che abbiamo speso veramente pochino, ma prima di esagerare con le prestazioni, vediamo un altro tipo di prestazioni. Ad esempio, un impianto frenante più interessante lo vogliamo mettere, o ci piacciono quelle pinze Ferrari? A me tantissimo. Parliamoci chiaro ragazzi, noi la proveremo in una garetta per renderla più appetibile, ma chi compra questa Ferrari non ci va a farle gare. L'impianto frenante di serie è sicuramente buonissimo, dischi davanti e dietro, pinzoni marchiati Ferrari, quindi li manteniamo. Piuttosto andiamo a regolare, esatto, un bel assetto, perché questi passaruota vanno un po' riempiti, sono un po' troppo old style, un po' troppo rigonfi su dalle ruote, non mi piacciono. Dunque piuttosto spendo 2000 di assetto sportivo o da gara.
ma da gara, non ci importa altro. Vediamo se la trasmissione, ecco qui è dove spenderemo dei soldi, perché naturalmente mettiamo una gomma sportiva. Spendiamo la metà, il livello sale comunque. Tanto adesso sicuramente qui c'è da spendere qualcosina, proprio per rinnovare un po' questa Ferrari nell'aspetto, anche nei piccoli dettagli, cioè dalle ruote un po' più grosse. Questa è un'auto che sicuramente, se la spostassimo proprio ai giorni nostri, non verrebbe mai equipaggiata con dei cerchi da 18, che ce li ho io sulla Fiesta. Ma qui qualcosa lo possiamo spendere e andare fino a 20, che va bene. E la cosa ancora più interessante è che li possiamo distanziare. Allora, davanti magari non troppo, cioè tipo così, step 1, e dietro tanto, perché dietro sono veramente troppo dentro, guardate che roba, fa schifo. Quelle davanti sono già più fuori di loro, che se noi esageriamo, dopo, non... a parte che è brutto così fuori, cioè deve essere giusta. Il cerchio Ferrari probabilmente ci sta, sarebbe opportuno farla rossa, ma vediamo, eh. Guardate quanto è lievitata la spesa rispetto alle sole modifiche di prestazione, 30.000, ma ci vuole ragazzi, ci vogliono tutti. Quindi in totale per ora per la macchina abbiamo speso 50, ma guardate che bellezza, da 379 kW, che sono già tantini, è un motore che tira, siamo arrivati a 471 kW però. Solito discorso, sembrano pochi, ma in cavalli sono 650, forse un po' meno, 640. Ricordatevi che si moltiplica per 1,36. Questo è il momento in cui dobbiamo giocarcela bene. Peraltro, così è già fantastica, come il computer fa il rendering di Ed, ci fa vedere la Ferrari con il suo colore più naturale. Questa poi, secondo me, è bella. Nera, potrebbe essere una figata farla bianca con qualche sagomaturina rossa, vediamo. Poi, se ben ricordo, quest'auto, vediamo, colori casa produttrice, infatti vedi c'è il giallo, che è un giallo molto figo, questo verde mi fa schifo, l'avranno fatta per gli inglesi, e poi vabbè, non è brutta così, però fa meno Ferrari. Il bianco, no, il bianco c'è, infatti è un po' pannoso. Comunque noi avevamo fatto il 355 berlinetta, peraltro forse il primo affare della storia che ci è capitato così per caso, di AM4R, quindi magari non le facciamo un'altra gialla, non la facciamo rossa, perché immaginatevi quante Ferrari possono capitare da ste parti, e dobbiamo anche far la parte dell'officina che sa dare un tocco diverso, perché se tu prendi ogni Ferrari e la fai rossa, non è che fai la genialata, troppe truzzate, manco gliele puoi mettere. Quindi io andrei sul bianco. A noi Mansory, Novitec, eccetera, ci fa il baffo questo qui. Facciamo gli specchietti neri, che si affusolano. I cerchioni non li faccio neri, va bene. Prendiamo un alluminio semilucido, molto figo, e li facciamo di un grigio profondo, bello. Allora, ragazzi, stiamo toccando una Ferrari, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ci vuole una certa licenza per decorarla. Io c'ho un'idea. Allora, questa striscetta così a questa altezza mi gusta, però la voglio un po' regolare in alcune zone, e che adesso vi faccio vedere. Forse, e dico forse, potrebbe essere opportuno farla passare solamente all'esterno di queste prese d'aria, il che vuol dire andare a cancellare tutte le parti interne così. Però così appare molto seghettata, quindi idea numero due sarebbe invece questa. Semplicemente entra da una parte, esce dal davanti, lasciando l'unica vera branchia singola che c'è scoperta. Carino. Poi giusto qui davanti, in questo spazietto, ci mettiamo un bel Ferrari, e una cosa che a me onestamente piace sempre vedere, lo stemmino Ferrari qui davanti. Non sfuggiremo invece al tetto nero, che fa molto più sfilato, molto più nuovo, potrebbe anche sembrare un panoramico. Vediamo un po' con quale tecnica sagomaturinare un po'. Probabilmente questa sagomaturina con la tecnica della curva morbida, davvero ottimo. Sì che io adesso andrei a sfruttare questo cofano così, vorrei farle finire la striscia lì, però non andando sotto la presa d'aria, e specialmente non andando però sul tetto. Quindi attenzione, beh, qui la situazione è di facile lettura. Esatto, basta metterla sotto, non occorre rifare uno strato nero sopra, e dietro farei una regolatina con questo nuovo materiale appena inventato da Agostino, la regolaturina, che aumenta la precisione quando si vuole escludere qualche dettaglio dalle aerografie. Anzi, vi faccio vedere subito l'altissima precisione con cui può lavorare questa nuova regolaturina. Abbiamo detto che la dobbiamo terminare da queste parti, ma la vogliamo terminare in maniera morbida, quindi grazie alla regolaturina possiamo pettinare le strisce, in modo che poi una semplice sagomaturina potrà escludere
escludere tutto il resto e far venire. Che coglione. Bello è bello però, eh? Dite la verità. Non lo faccio davanti perché davanti c'è la linea dritta che taglia sulla presa d'aria, quindi va bene. Molto bella dal davanti così. Il tetto nero vedete che si vede, si nota e fa figo. La striscia va bene. Io direi che per ben rispettare una... quella che è uscita, una bella Ferrari tra l'altro. Non è una delle più belle della storia questa, eh? Aveva quelle ruote risucchiate all'interno della carrozzeria, i passaruota alti. Però guardate come l'abbiamo combinata. Omologhiamola di targa italiana, naturalmente. C'è questo bello spazio apposito che è peraltro più bello con una targa dentro rispetto a non averla. E ora c'è un piccolo dilemma, perché ovviamente questa Ferrari dietro è ultra simmetrica, non ha scritte, ha soltanto il mega cavallino in mezzo. Quel che è certo è che ci vuole il logo della nostra officina. E sapete cosa facciamo adesso? Visto che lateralmente pare brutto, lo piazziamo sotto il cavallino. Io ragazzi sono veramente molto molto soddisfatto della scelta che abbiamo fatto su questa Ferrari. È un'altra cosa rispetto a prima, è un'altra cosa anche rispetto a un originale non con quelle verniciature strane, nel senso che le ruote grandi che escono il giusto dalla carrozzeria, che quindi bombano un po' la macchina, qualche ritocchino, sinceramente è venuta una gran figata. Ricordiamoci anche di quei 150 cavalli aggiuntivi. Guardate che bella che è la macchina con queste luci. Ovviamente il sound sarà sempre il suo beh, mamma, è bellissima. Mamma. Bella. Ovviamente attenzione, posteriore cattivo. 640 cavalli, ragazzi. Non si scherza con lei, eh? 315 all'ora. C'era un pochettino di discesa, però insomma, eh. Andiamo ad affrontare, ragazzi, quella che, a giudicare dalla mappa, e almeno qui, non su Fortune Island, è l'ultima, oddio, l'ultima gara della serie di gare su strada disponibile che abbiamo. Naturalmente, come abbiamo già detto, si possono ripetere, però dopo questa gara non ne vedo altre, a meno che proprio lei non ne sblocchi delle altre, ma non credo, è l'ultima rimasta così lì, appesa. Ok, siamo giunti al luogo, peraltro non c'è manco scritto nuova, deve essere una garetta vecchiotta. Vediamo cosa offrono gli avversari di AM4R. Gigino è molto fiero della nostra Ferrari, fa bene ad esserlo. Vediamo un po' come si... oddio, un F40, beh, sarà tutto originale, F40, immagino, suppongo. E beh, la sfida pare che ci sia, abbiamo anche una Lotus lì davanti. Un'altra Ferrarina come la nostra, la F40 ovviamente è partita in testa. Guarda questo Mercedes pure. Era alla nostra destra dello schermo, sinistra della nostra macchina. Attenzione perché... ah no, sapete perché non era nuovo questo circuito? Non diceva nuovo? Perché l'avevamo provato, siccome con una bara, fallendolo miseramente, quindi non è nuovo, è semplicemente che non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Che adesso cercheremo invece di ottenere. Guarda lì, è l'esprit lì davanti che scappa. Cercheremo di ottenerli con questa Ferrari, risultati, anche se, mannaggia, sti circuiti piuttosto cittadini non privilegiano molto queste supercar di ieri, che comunque tendono ad essere pesanti. Non so se avete visto la puntata di The Grand Tour con la Lamborghini Countach e la Ferrari Testarossa. Ferrari Testarossa, quella lì, è una delle mie macchine preferite di tutti i tempi, ma nel loro circuito ha girato appena più veloce di una Volkswagen Up. Quindi ovviamente le auto vecchie sono belle, affascinanti, ma non hanno minimamente le prestazioni che magari ci si potrebbe aspettare. Intanto siamo a podio. Siamo a podio e seguiamo due auto bestiali e leggendarie, l'F40 ma anche la Lotus Esprit, se è lei, mi pare di sì comunque. Vediamo qua, attenzione perché la nostra truccatina al motore si sente. Abbiamo più cavalli teoricamente di questa F40 se è originale. Certo, l'F40 è una Ferrari fatta con diversi scopi rispetto alla nostra, è proprio da competizione, però l'abbiamo digerita. Guarda qua con quale motore glielo stiamo dicendo. Poi però dobbiamo frenare tantissimo perché la nostra macchina non è stabile come quella lì in curva. Ovviamente attenzione, qua cerchiamo di non mancarci sto checkpoint venendo dalla S. C'è il rischio
morbidi sui freni. Ok, teniamola unita, gentili sul gas, e andiamo di nuovo a caccia qua nel veloce di questa Lotus, che invece nello stretto ce l'aveva fatta un po' pagare. Attenzione, anche sta frenata pericolosissima, si frena verso sinistra e poi a destra, eccola l'accelerazione buona. Però qua in fondo ancora bisogna tenere d'occhio la macchina che spendola. Buono, gran linea, e ci siamo messi al sicuro proprio prima del traguardo con un grande arrivo. Guardalo lì, grande Gigino. Comunque è pesantona la macchina, eh. Beh, un podio decisamente di tutto rispetto, dove francamente la nostra auto non c'entra molto. Però con il lavoro fatto da M4R, sì, signori, nel buio di Edimburgo, giusto? Con il nostro Ferrarino vincente, che con molto dispiacere ora andrà all'asta, e spero che possa andare magari a qualcuno di voi. È veramente, veramente figo, veramente. Si è comportato benino anche in competizione. Certo, ci è voluta la mano oculata di Gigino. Strano avere una mano oculata, comunque avete capito. Io vi abbraccio tantissimo, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto questo M4R. Anche qui ci sarà un bel guadagno, perché con una spesa intorno ai 50.000, questa la vendiamo, guadagniamo più o meno quanto abbiamo guadagnato col Mercedes, forse. E giustamente, per finanziare tutti i nostri progetti secondari, bisogna fare così. Signori, un grandissimo abbraccio. Di nuovo, ci vediamo nel prossimo video. Ma nel frattempo vi aspetto, mi raccomando, su Instagram. Aprite la descrizione, che non ci trovate, peraltro, solo lui. Ma tante belle cose. Ciao!